complimenti che non sono assolutamente di prammatica, ma estremamente sinceri per Luca Jovoli, che abbiamo il piacere di ospitare nella nostra emittente. Lui è campione italiano elite dilettanti, categoria 81 kg. Domenica scorsa la finalissima che ti ha fatto conoscere un po' a tutti. Sei una nuova stella del pugilato. Intanto raccontaci le tue emozioni. Questo torneo è un torneo comunque dove partecipano tutti i migliori campioni d'Italia. Siamo partiti in 160 atleti di tutte le categorie di peso e la finale siamo diventati 20. Una selezione molto rigida. È una selezione molto rigida. Ci sono tanti incontri da fare, ottavi, quarti di finale, semifinale e finale. Ho battuto diversi atleti. Sono partito con un toscano, ho battuto un pugliese. E poi ho fatto in finale contro uno del centro sportivo Carabinieri. Quindi un derby. Sì, un collega, sì, esatto, un collega molto valido. E quindi sono riuscito a portare a Pescara il tricolore. Tra poco parleremo del tuo lavoro, che è importante, delle rinunce, dei sacrifici, perché l'attività del pugilato è molto molto dura. Esatto. Però c'è da dire che Avellino ti porta fortuna, no? Sì, sì, tre sì. Anni fa campione italiano youth. Sì, categoria 17-18 anni, prende una fascia di età, e invece questa è proprio a livello assoluto, perché vai dai 19 fino, certo, a fine carriera, che si aggira intorno ai 32-33 anni. Hai soltanto 20 anni, da 5 anni. Esatto. Fai, esatto, questa disciplina, c'è tanta, sì, passione da parte da tua. Giugno 2015. E quindi sono quasi sei. Sono quasi sei anni. Esatto, non mi sono mai fermato. Mi sono sempre allenato, fin dall'inizio, con il mio tecnico Simone Di Marco. Però insomma è una grande ascesa. Esatto. La tua, sei seguito passo dopo passo, lo hai, esatto, già citato, esatto, da Simone Di Marco, una sorta di padre putativo, potremmo definirlo così. Esatto. Ma i tuoi sacrifici sono stati tanti, perché tu vieni da Tocco da Casauria, provincia, esatto, di Pescara. La mattina andavi a scuola a Chieti, sì, ti, sì, sei anche diplomato, esatto, complimenti, perché non, esatto, è facile. Grazie. Il pomeriggio ti recavi a Pescara per gli allenamenti. Esatto. Esatto, la distanza pesa, i 50 chilometri andate e 50 di ritorno si sentono. Sei carabiniere dallo scorso dicembre. Da dicembre 2019, sì. Esatto, operi nel concorso, ho fatto addestramento, ho fatto l'iter proprio addestrativo. Ora sono un militare in una caserma in Veneto, e disto dalla mia palestra 600 chilometri. Ogni 15-20 giorni riuscivo a tornare qui. Mi facevo quei lunghi 600 chilometri. Però la vera impresa, probabilmente al di là della finale, in semifinale contro, esatto, il favorito numero uno, esatto, Antonacci. Ho battuto un signor pugile, che a tre anni più di me ha quasi il quadruplo degli incontri miei. Abbiamo usato una strategia per rendere il match più facile, per prenderci questa vittoria, perché era come considerata per me il mio tecnico come una finale. Prima di ripresa l'ho buttato giù. Ecco, quindi Antonacci ha subito sentito l'aria che tirava. Ha sentito, no? Il diretto, esatto, sinistro potente, esatto, e preciso, no? Il mio diretto sinistro sfruttato nel momento giusto, nel momento in cui ha abbassato il braccio destro, ho fatto il passo col mio piede destro, ho lanciato il mio diretto sinistro, l'ho preso dove volevo e è caduto giù. Da lì il match è andato per me in discesa, per ferita ho vinto la semifinale. Complimenti Luca, tra l'altro indossi proprio la, esatto, medaglia tricolore. Esatto. Quali sono i prossimi progetti? A breve avrò una convocazione nazionale al Centro Federale del Pugilato, dove ci sono i migliori tecnici d'Italia, e tutti i campioni italiani Under 22. Tra l'altro abbiamo saputo che Clemente Russo stravede per te. Esatto, sì, mi ha fatto un po' di domande, mi ha detto che sei un pugile che vale, mi ha detto che le potenzialità ci sono, la qualità ce l'hai, l'età, sono giovanissimo, ho 20 anni, ho tutta la mia carriera avanti. Chiudiamo con una dedica, sei anche fidanzato. La mia ragazza mi accompagna nel cuore quando combatto, mi aiuta comunque a vincere, a essere lucido, a mantenere la calma, soprattutto nei momenti di difficoltà. Che è fondamentale. Esatto. E la salutiamo anche, come si chiama? Esatto, la mia ragazza si chiama Sara Di Bucchianico, quasi 4 mesi che sono con lei e mi ha accompagnato in questo campionato italiano
virtualmente, fisicamente no, per il Covid, certo. Però mi ha affiancato anche per telefono, ma mi ha affiancato. Grazie Luca, ad Maiora. Grazie.